E la bolla veramente il forza delle mani. Quindi innanzitutto volevo dirti che oggi è una grande vittoria anche del carattere, dove insomma Girapalco ha certamente meritato una vittoria che una vittoria dove certamente non avrebbe trovato nulla, però certamente i primi 10 minuti avete dominato, se avete fatto 2-3 gol non nessuno avrebbe detto niente, però poi siete fermati dopo il rigore sbagliato dall'italiano, che è il secondo consecutivo stranamente, e poi praticamente avete subito il gioco avversario, poi si è mandato su un piano di equilibrio, il secondo tempo invece loro hanno cominciato bene, mi hanno messo le proprie volte in difficoltà, sei stato bravo tu diverse volte a fare grandi interventi, però alla fine sono riusciti a passare sull'1-0. Poi hanno avuto lo sbarione del 1-1 e forse è cambiato qualcosa, anche se loro sono riusciti anche a segnare il 2-1, però poi la squadra ha girato bene, anche il 2-1, 2-2, poi della casa 5-2. Ritieni che la partita, cioè il risultato della partita sia questo, oppure hai qualcosa di dire in più su quello che abbiamo fatto noi dell'Interforza? No, un'analisi giusta. Venivamo da una settimana, 3 partite, siamo una squadra di amatori, per cui uscire dopo una battaglia vera e propria come quella di sabato scorso contro i Borgia e perdere lo spareggio a Lamezia solo ai calci di rigore dopo una partita che sinceramente meritavamo qualche cosa in più, e per qualcosa in più dico la qualificazione. Con il calcio di rigore sbagliato da Enzo sembrava un po' tutto già predestinato. Enzo non sbaglia mai, si trova a sbagliare 2 calci di rigore di fila. Ma devo dire una cosa, queste partite, questa finale che c'è stata anche mercoledì scorso, si è andata un po' una partita in più che si poteva anche evitare, magari passava un sorteggio. Era una partita che bisognava preventivare da parte della Lega, perché non è possibile che 2 squadre che per un anno intero sono testa a testa, poi alla fine si trovano il lunedì sera a sapere di dover effettuare un ulteriore spareggio. Questo ritengo che sia assurdo da parte di chi organizza questo torneo, quindi va preventivato. Onore alla Lamezia Team, che ci ha creduto fino alla fine. Il primo tempo sì, noi abbiamo fatto il nostro gioco per i primi 15 minuti, palla a terra, molti fraseggi, poi a un certo punto l'errore di Vitaliano ci ha condizionato psicologicamente, rivedere i vecchi fantasmi, per poi riuscire a sbloccare nel secondo tempo. Sì, si dice che la squadra che gioca meglio vince. Questa volta probabilmente ha giocato meglio la team, però abbiamo ottenuto più di quanto avevamo maturato. I complimenti vanno a te, comunque confronto a mercoledì sei stato molto più, secondo me, più bravo, più sicuro negli interventi. Certamente sul primo tempo c'è stato un intervento in cui i giocatori da soli gli hai bloccato proprio la porta, insomma. Dai, aspetta un secondo, Ciccio è mercoledì su un campo sintetico, noi giochiamo su terra, illuminazione artificiale, noi giochiamo con il sole, siamo amatori, non siamo professionisti, quindi l'errore ci può stare. Poi per come è avvenuto il primo gol lasciamo stare. Grazie a te, come è stato bravo, grazie. Grazie a te, grazie a te, grazie a te.